Don Egidio Guerriero era parroco soltanto a Senise, ma la sua morte terrena, avvenuta l'8 giugno del 1989, ha coinvolto in qualche modo tutte le comunità parrocchiali del circondario. È successo tutto come un sogno, in quella notte di quasi estate. La chiesa era gremita come piaceva a lui. Sotto le navate ha echeggiato per tutta la notte il canto del popolo e il coro orante della preghiera. Don Egidio, bianco nel viola dei suoi paramenti sacri, sorridente come sempre, ci predicava in silenzio la gloria di Dio. Più stava, più il suo viso diventava candido. Prima di chiudere la bara, il suo viso era di un candore incredibile. Quando la processione si è mossa, dopo il rito all'aperto, una pioggia ha benedetto i presenti per pochi secondi dal cielo, come spruzzata sul popolo da un invisibile aspersorio. Giusta a quanta ne bastava per far accendere nel cielo un arcobaleno proprio sopra il camposanto. È possibile provare gioia pur essendo attanagliati dal dolore? Don Egidio ci ha mostrato come si fa. Le campane hanno suonato ripetutamente a festa, come lui ci aveva chiesto, e il popolo piangeva lacrime vere, ma non sapeva più distinguere se erano di dolore o di gioia. Posso dire che voi avete conosciuto in lui un prete vero. E il riconoscimento che voi date ne è la riprova. Un uomo di fede, senza dubbio, un uomo di fede. Quando voi leggete questa espressione biblica, io credo, risorgerò, vi ricorderete che era il suo programma. Corrisponde, se ricordo bene, anche al desiderio, perché le pensavo tutte, al desiderio che questa espressione fosse scritta anche sulla sua tomba, per poter predicare la fede anche dalla tomba, sicché chiunque passerà davanti alla sua tomba del cimitero leggerà: io credo, risorgerò, è il più bel messaggio che può dare alla sua comunità. Perché al di là delle cose che passano, al di là delle cose che ci entusiasmano, al di là anche delle cose che ci dividono, al di là anche delle cose che ci appassionano, tanto ci appassionano che a volte siamo capaci anche di calpestare la legge di Dio perché i nostri interessi sembrano essere il tesoro verso cui orientare i nostri interessi, al di là di tutto questo che prima o dopo passerà. Lui, apostolo di Dio, può dire: io credo, risorgerò. E quindi il messaggio del sacerdote non è di presentare le cose che passano, ma di poter dire: abbiate fiducia, perché quando tutto sarà passato e passerà anche la vostra vita terrena, non è finita. Perché se tutto dovesse finire con la morte, noi saremmo degli illusi ambulanti. Io credo, risorgerò. Alla fine di questo viaggio ringraziamo il Signore per averci donato Don Egidio. La sua testimonianza di vita sacerdotale che ci ha lasciato sia da stimolo per i giovani che tanto amava. Un giorno potremmo trovarci come immersi nel buio del dolore. Ripetiamo fin da adesso con fede: prendimi per mano, Dio mio,
con te nel cuore non ho paura. Avevo tanta voglia di viaggiare, tu mi dicesti vai e io partì. Son vivo, dissi allora ad una donna, a te, amico mio, pensaci tu. Io sono ancora giovane, signore, ma sono tanto vecchio dentro al cuore. Le cose in cui credevo mi han deluso. Io cerco solo amore e libertà. Prendimi per mano. Dipenderà infatti dal maggiore o minore affetto da cui il bambino è circondato, da ciò che vede, da ciò che sente, dalla maggiore o minore quantità e qualità di stimoli che riceve, se egli crescerà non solo più equilibrato e felice, ma anche più intelligente, più cosciente, più responsabile e più capace di trovare Dio. Non si può sperare di aiutare il bambino a incontrare Dio se i genitori non vivono la loro fede, se non credono sinceramente e lo dimostrano in tutto il loro comportamento. Non si può insegnare a pregare ai bambini e avviarli alla vita sacramentale solo perché così hanno fatto con noi i nostri genitori o perché fanno così le famiglie dei parenti. Quando ci si basa unicamente sulla tradizione, sulle buone abitudini e non sulla convinzione, si costruisce sulla sabbia e si producono quelle forme di ribellione e di contestazione tipiche dell'adolescenza che possono portare anche al rifiuto della fede.